Ciao a tutti, bentrovati nel mio canale e anche oggi siamo qui per parlare di Cina, business e marketing per la Cina. È una nazione che attira sempre di più le aziende italiane e diciamo un po' le nazioni in tutto il mondo, da diversi punti di vista, ma soprattutto da quello economico. All'inizio era vista semplicemente come una grande possibilità, una grande fabbrica del mondo e quindi le aziende hanno incominciato a interfacciarsi con questo paese in quest'ottica. Oggi viene sempre più vista come un grande potenziale, un grande mercato nel quale si può vendere, quindi tutti vogliono crearsi il loro spazio, la loro vetrina su questo mercato e molte aziende italiane decidono di farlo seguendo una linea B2B, ossia trovare una controparte cinese con la quale commerciare a livello di ingrosso senza vendere direttamente ai consumatori finali in Cina. In questo settore spesso bisogna avere magari un linguaggio tecnico commerciale specifico, quello che viene definito Chinese business, che riguarda anche poi tutta un'etichetta di modi di fare, comportamenti, no? Procedure, diciamo, culturali da seguire, ma soprattutto per molti la lingua è un grosso scoglio. Anche perché non c'è un corso universitario che ti forma al 100% su questo. Le parole spesso sono tecniche, molto precise, a volte cambiano da settore a settore, i riferimenti possono essere diversi. Anche una formazione indipendente è difficile perché non esiste il manuale assoluto e perfetto su questo argomento. Però per chi fa il manager, il commerciale o l'addetto marketing export per un'azienda sono parole comunque che fanno parte della quotidianità di tutti i giorni e quindi vanno imparate anche per quelli che si occupano del mercato asiatico. L'inglese sicuramente è una lingua utile che ti può aiutare, ma spesso non è sufficiente. Proprio in questo ci viene in aiuto Tatiana Gangarossa, laureata in traduzione e interpretariato per la lingua cinese e inglese e specializzata poi in market management per l'Asia. Dal 2008 lei è la direttrice dell'agenzia di traduzione e interpretariato G&B Communication e insieme alla casa editrice e le due editore ha pubblicato il libro intitolato Business Chinese for Business People. Questo libro è composto da due macro aree, diciamo, può essere diviso in due grandi parti, una dedicata a un compendio di lessico, che è una sorta di vocabolario di traduzione cinese-italiano, di termini tecnici commerciali per il business e acronimi internazionali. Dall'altra, diciamo, l'altra parte del libro, insomma, in realtà non sono divise nette, ma si mescolano fra loro. Per ogni diciamo mini lista di parole corrisponde poi questa seconda parte che sono una lista di esempi, contestualizzazioni, frasi, modo d'uso delle parole inserite all'interno dell'elenco del lessico. In questo modo è più facile capire l'utilizzo di queste parole, la contestualizzazione, come vengono usate e perché. Le parole sono tantissime, vanno da quelle più semplici a quelle più complesse. Questo libro è un ottimo supporto e fonte, diciamo, facile per reperire parole tecniche in campo commerciale e di business, soprattutto grazie a una traduzione diretta italiano-cinese che facilita quindi la memorizzazione e la comprensione delle parole per il fatto che non c'è un'altra lingua di intermediazione, come spesso accade l'inglese. Perché è facile trovare manuali o altre fonti in lingua inglese, però direttamente in italiano c'è spesso poco materiale. Inoltre, la divisione in blocchi argomentativi del libro permette di riuscire a ricercare la parola che ci serve o che vogliamo imparare in modo molto più semplice e veloce. E essendo tutte raggruppate per argomenti, anche la memorizzazione e l'associazione delle parole fra loro risulta molto più facile e più veloce. Questo libro sicuramente non è esaustivo per imparare la lingua cinese commerciale o il business Chinese, però sicuramente è un ottimo supporto, sostegno a livello di lessico e di esempi per
per tutti quelli che comunque si trovano a dover approfondire le loro tecniche e conoscenze in campo linguistico in questo settore, come ad esempio studenti universitari che vogliono iniziare una carriera in azienda come manager export o come altre realtà di commerciale. Oppure anche quei commerciali che si trovano per dovere o per voglia a doversi impratichire con questa lingua, quindi hanno bisogno di un supporto che gli dia un elenco di parole pratiche e utili nella realtà dei fatti. Può essere interessante anche per tutti gli studenti che stanno ancora studiando all'università e vogliono già mettersi avanti, nel senso che vogliono approfondire ulteriormente i loro studi e quello che stanno facendo all'università. Grazie per aver guardato questo video, spero che la recensione sia stata interessante e ti sia sembrata utile. Se ti è piaciuto, metti un like, oppure se conosci qualcuno a cui può interessare questo video perché è in preca con la propria controparte cinese, perché non si capiscono, hanno delle difficoltà o si rende conto che non riesce a trovare le parole, condividilo o scrivi o taggalo nei commenti qui sotto. Se vuoi restare aggiornato sui miei prossimi contenuti, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!